Abbiamo con noi mister Morelli, buona la prima, 3 punti d'oro o di platino, 10 contro 11 per 3/4 di partita. La prima considerazione che ti viene in mente? Questa è stata veramente una prova diciamo importante contro una squadra che è stata costruita per i quartieri alti della classifica, tra virgolette uno scontro diretto che credo la Lega abbia un po' sottovalutato, con tutto il rispetto, mandando secondo me una terna forse ancora non pronta per questo tipo di gare. Ne parleremo meglio del fattore arbitrale. Quello che ti volevo chiedere, dopo tanti mesi di stop forzato, di chiacchiere, calcio da divano, calcio da dichiarazione, che sensazione hai avuto quando hai visto il primo pallone giocato? No, veramente una bella sensazione, perché ritornare di nuovo a parlare di calcio, a parlare di calcio giocato, di gol, di fuorigioco, di abbracci virtuali, anche se al gol c'è stato. Sono sensazioni che noi che facciamo parte di questo mondo ci sono mancate. Mi auguro che adesso ci sia, diciamo, con questa partenza non ci sia nessun tipo di situazione che possa essere di ricadute, ma non soltanto calcistiche, ma soprattutto. Sì, ce lo auguriamo tutti, Claudio. Tecnicamente ho visto che prima è ripartito con la difesa a 4, poi dopo l'espulsione di questo portierino ventenne che ha scombinato i tuoi piani, ho visto che sei passato a 3 e in certi frangenti è giocato solo con uno in avanti, perciò Montani che si è caricato di un lavoro supplementare. Pensavo che negli ultimi minuti ne facevi in meno, invece fino al 90° è riuscito ad accorciare sui portatori di palla della Rossanese, ha dato tanto, ma una menzione la devo fare, negativa per il portierino, per quello che ha fatto, per il disagio e il rischio di una partita importante messa a repentaglio, e un grande applauso ai tuoi 3 baluardi difensivi che non hanno lasciato nulla se non una traversa un po' frutto del caso e un po' frutto di una traiettoria spostata dal vento, non hanno lasciato niente a una corazzata come diretta bene tra le altre cose da Sifonetti, che è quello che è, però non hanno lasciato niente i due giocatori al Rossanese, quindi un doppio applauso. Sì, hai detto bene, io Marcello l'ho tenuto perché con le sue caratteristiche è quello che attacca molto bene gli spazi, quindi a campo aperto era, giocando in questa situazione con quest'uomo in meno, e che loro avevano, diciamo, la facilità di muoverla e di portare già con un lancio lungo nella nostra 3/4 la palla, era l'unico modo per poter far male alla Rossanese, quindi non potevo non tenere in campo Marcello. Quindi Marcello fino all'ultimo si è notato, anche è andato a recuperare una palla, è andato a calciare, ha creato una situazione, certo, di pericolo. Come hai detto bene tu, oltre a tutta la squadra, i ragazzi dietro si sono comportati in modo molto egregio, tolta effettivamente quella traversa subita nella parte finale, io credo che non abbiamo subito grandi tiri in porta e grandi parate da parte di Mercuri, cosa che invece devo dire che il loro portiere ne ha fatto almeno in 2-3 occasioni, ha salvato il raddoppio nostro. Ma sicuramente il calcio è mancato a tutti, perché parto dal presupposto che chi fa questi campionati a livello dilettante deve avere la passione e l'amore, la prima cosa, perché è sempre, tra virgolette, un secondo lavoro, non è il lavoro della vita principale, però è mancato tanto, siamo da circa un mese e mezzo che aspettavamo questo momento ad allenarci, quindi oggi è arrivato questo momento, era già arrivata una partita di Coppa, però il campionato ha sempre la sua sensazione. Mister, io in sede di commento finale alla partita ho detto: ha vinto la Promo Sport 1-0 con un uomo in meno, ma se avesse pareggiato la Rossanese non avrebbe rubato assolutamente nulla, e l'occasione, diciamo, per pareggiare l'ha avuta. Ma nel corso della partita, ovvero dal secondo minuto del rigore della Promo Sport fino alla traversa, la Rossanese ha giocato ma non ha inciso, nel senso che tutte le azioni passavano spesso dalla parte da dove giocavano Rizzo e Sifonetti, dall'altra parte difficilmente si sono proposti. È stata una scelta oppure è stata la contingenza della partita che vi ha portato a questo? Ma sicuramente uno prepara una partita in un modo,
poi non troviamo mai Birilli, non troviamo avversari che sono pure in campo, quindi poi ti devi adattare a quello che è l'avversario. Cioè, a destra siamo riusciti a sfondare di più, è stata una scelta vista come si è messa la partita, la promo sport veniva con 4 difensori, 3 erano over, fisici, 3 difensori di categoria, 3 difensori forti, quindi quello che poteva concedere lo poteva concedere qualcosa sulla nostra destra, quindi abbiamo spinto a 6 di là. Purtroppo non siamo stati bravi, non siamo stati fortunati in qualche occasione, però alla fine potevamo pareggiarlo, ma mi pare così. Ho visto la vostra squadra comunque fisicamente tenere bene i 90 minuti. Il resto, voglio dire, oggi la giornata a livello climatico ha aiutato, non c'era caldo, anzi c'era un bel fresco, però la condizione fisica della Rossanese l'ho vista veramente bene, avete fatto un lavoro buono. Peccato che non siete riusciti a sfondare questa retroguardia ben organizzata della Promosport. Bene, il lavoro fisico si inizia a vedere, perché appunto abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo corso 90 minuti e nonostante avevamo delle assenze mancava, come anche la Promosport, mancava sì. De Luca, il portiere over che abbiamo acquistato, mancava il capitano catalano, anche se Vulcano non si è disegnato. No, assolutamente non parlo a livello di organico. Io sono stato portiere, la rete, i ragazzi che giocano nella porta li vedo, ha fatto bene, che bella parata, riesco a ragazzo a sì, il ragazzo giorno scorso ha fatto non bene, benissimo, però parlando delle essenze mancava Catalano, mancava Pipieri, mancavano diverse pedine, Benante che è ancora fuori, quindi abbiamo dovuto fare le necessità per tu. Non avevo una panchina lunghissima, erano tutti ragazzetti, però alla fine sono soddisfatto di come la squadra sul piano fisico abbia reso la partita.